Perché mi ostinavo a ritornare ogni giorno in un luogo dove lo sapevo non avrei potuto raccogliere che umiliazioni e amarezza. Non saprei dirlo. Forse speravo in un miracolo, in un brusco cambiamento della situazione, o forse magari andavo proprio in cerca di umiliazioni e di amarezze. Eppure non disarmavo, non mi rassegnavo. Diviso fra l'impulso di rompere, di sparire per sempre, e l'altro opposto di non rinunciare ad esserci, di non cedere mai. A volte, è vero, era sufficiente uno sguardo di Nicole, più freddo del solito, un suo gesto di impazienza, una smorfia di sarcasmo o di noia, e allora credevo con piena sincerità di aver deciso e troncato. Ma quanto resistevo a star lontano. 3-4 giorni al massimo, al quinto eccomi di nuovo là, ostentando la faccia ilare e disinvolta, ma col cuore esulcerato e con gli occhi che subito incominciavano a cercare in quelli di Nicole una risposta impossibile. E poi andiamo. Che cosa significavano le improvvise assenze, i bruschi ritorni, le occhiate inquisitorie e tragiche, i silenzi musoniti, gli sgarbi, le insinuazioni cervellotiche? Tutto il repertorio di atti che esibivo di continuo. E nelle discussioni, quando saltavo su a berciare, a inveire come un ossesso, creando di continuo casi personali. Cosa pensavo? Che la gente non se ne accorgesse che era lei e non un'altra la causa, sia pure incolpevole delle mie scalmanate? Capivo che non avrebbe più voluto vedermi, che sarebbe stato meglio per entrambi. Era uno sforzo durissimo. E quantunque sperassi, si capisce che presto o tardi trovasse qualche compromesso. La mia restava una speranza vaga, contento com'ero per ora di restare legato, seppure col pensiero a lei e a quei luoghi paradisiaci dai quali ero stato bandito. Riguardo poi a Nicole, se prima avevo avuto qualche cosa da rimproverarle, adesso più niente. Ero io l'unico colpevole, l'unico che avesse qualcosa da farsi perdonare. Quanti sbagli avevo commesso. Cacciato dal paradiso, non m'ero ribellato dunque, attendendo in silenzio di esservi riaccolto. Già non di meno soffrivo. Certi giorni atrocemente. La concepivo come una separazione e una solitudine spesso intollerabile.